Tutti ragazzi, bentornati qui con God of War. È stata creata la lancia e ora possiamo andare a fare il culo a Heimdall. Quindi tocca ritornare indietro. Bello, bello. Pensavo di... Dicevo che pensavo che era quasi finito. Pure perché stavamo quasi lì lì, verso la fine stiamo andando. Adesso penso ci sarà lo scontro contro Heimdall, poi con Odino. E invece abbiamo sbloccato ora la lancia, abbiamo sbloccato da poco le armi, le abilità. Abbiamo sbloccato Testa fina. Abbiamo Va sbloccato tutti gli bene. attacchi Diventa runici, più grande dicevo. quanto più ne togli. Ah, il Ah, tempo? beh, è vero, Perché più diminuisce la vicinanza agli c'era eventi, più aumenta l'indizio. il tempo percepito dalla tua mente? No, ora che ci penso sono panzane, fanno Come si diverte? Come mi C'era diverto. l'indovinello. Gli occhi si stanno. Oh, vediamo se li scrivi ancora, pezzo di merda. È stato inquietante. Sì, che occhio! Così arriverai lassù. La Ah, lancia ti vedi? sta proprio parlando. Capisci le cose più in fretta di quanto riesca a spiegare. In questi casi è fondamentale. Ascoltami, sei troppo di lato. Wow, sicuro di non averlo mai fatto prima. Visto? Però È qui c'è sta robusto, solo quel sa coso nero qui. cascare, dondolarsi, eccetera. Pare di sì, capirai. Oh. È uno dei figli di Nitobi, nella trappola, presto! Cazzo, lo devo fare pure una... sotto le miniere c'era. C'era pure sotto le miniere sta cosa, vabbè. Ottimo, l'avete preso! Ehi, salve! Scusate, non volevo certo spaventarvi. Non l'hai fatto. Va bene, potete riportarlo a Ratatosker quando siete pronto. Ah, vedi? Porca puttana, lo dovevamo fare. Vabbè. Andiamo Forse è un po' tardi. Figa, sta Ho un la ultimo lancia. favore da chiedere a entrambi, poi siamo pari. Ancora, Brocco, già vista la donzella. Ciò che è successo giù alla fucina con la donzella. Spetta a me raccontarlo, intesi? Chissà le cazzate che dici. Beh, per un lasso di tempo, forse. Mimir. Ok, va. Quanto è brutto! Magari quei Grimm lo abbattono. Volete fare rissa con due omaccioni come noi? Veramente? Vuoi batti? E mo montiamo su quest'albero. Ottimo. Del batticuore. Tu prendi Marco batti, io 2. andrò laggiù ad allestire il negozio. Vedi che roba. Ok, lootiamo tutto. Che qua ce n'è di ben di Dio. Attacco runico, ottimo.
Attacchi runici della lancia. Scende uno. Un sentito grazie, caro Brock. Spero solo che Sindri sia tutto intero quando Brock finirà con lui. La situazione tra quei due è già al limite. Eh sì. Non ce ne sono. Dove sono tutti quanti? È un buon momento? Voglio solo parlare. Da padre a padre. A proposito, immagina la mia sorpresa quando Atreus è venuto a bussare alla mia porta. Lui sta bene, comunque, e continuerà a stare bene, a condizione che io ritorni ad Asgard in tempi brevi. E inoltre, il nostro amico qui ha molte ragioni per cui vivere. Ne dubito. Fila via ora e comportati bene. Lancia nuova? Non mi è mai importato di Brock, ma il suo talento è innegabile. Sei qui per parlare. Parla. Tu non vuoi davvero la guerra. Vero, Kratos? Tutto quel sangue sulle tue mani e su quelle del tuo ragazzo? Io voglio la pace quanto la vuoi tu. Forse possiamo trovarla insieme. Sta mentendo. Lo so. Il nostro ragazzo è proprio come me l'aspettavo. Intelligente. Gentile. Sicuro che sia tuo. Scherzo. Dovresti esserne davvero molto fiero. È la chiave per la pace nella nostra epoca, per liberarci da questa storia di fato e di profezie. Mio figlio non è la tua chiave. Oddio, non esistono le metafore nella vostra terra? O meglio, esistevano? Scusami, questo è un colpo basso. So che non sei lo stesso Dio di una volta. E questa è l'occasione per dimostrarlo. Tu ridammi mio figlio, o ti farò vedere che genere di Dio ero. E quale genere di Dio sarebbe Kratos? Porco due. Che cosa ne puoi sapere tu della divinità? Ti è capitato che qualcuno ti abbia mai venerato? O mai rivolto le sue preghiere? Riesci almeno a immaginare quel genere di amore? No! A te non interessano i mortali. Non ti interessa nessun altro a parte te stesso. A parte il mostro che uccide senza alcun motivo. Hai paura di ciò che non potrai mai sperare di comprendere. C'è da meravigliarsi se tuo figlio non ha nessuna fretta di tornare da te. Non dargli ascolto, fratello. Sta solo cercando di manipolarti. Porco due. Bello sto confronto. Altezzoso. Che coraggio presentarsi qui. Perlomeno vi siete dati fastidio a vicenda. Che tempismo! Vediamo che ti è fatto proprio. Colpo di scudo, ora! Porco due. Oh, ma che gli è preso a questo? Sei coperto di Bifrost. In arrivo, a destra! A destra! Brock! Oh, questo... oh, avete rotto i coglioni, basta. Mi fa... me sfogo, mo che... ho un contratodino, porco due, mi ha fatto rosicare. Bellissima! Questo, sì. È questa l'arma? Una lancia Draupnir? La lancia Draupnir. Un numero illimitato di lance Draupnir, credo.
Ah, dai, ho trovato una porta. Dobbiamo solo scendere con il vagone. Tuttavia, se posso essere sincero, ho paura. Abbiamo creato un'arma per uccidere un dio. Si può dire che stai davvero tornando in te. Ti spaventa? Aiutare un altro dio violento? Temo per te, fratello. Quella lancia può scatenare una guerra. La guerra. Se la cosa non ti preoccupa più, forse Freya ha ragione. Sei sempre stato nei piani dei giganti. E sei stato quindi manipolato da tua moglie. Se ci penso. Vabbè, via Martreno. Quindi questa è la lancia Draupnir. Sei pronto a usarla? Sì, per Atreus. Sono solo il suo campione. E non sono un dio. È solo la mia forma. Non la mia natura. Lo capisci? Non sarà certo una divergenza di opinioni a mettere in crisi questa alleanza. Se il piano è di uccidere Heimdall, il resto conta poco. Gira anche notizia che Odino abbia dei sospetti sul nostro piano. Dannazione. Mi è parso di sentire i corpi. Cosa ha detto? Bugie, minacce e altre bugie. Avevi dei dubbi? Atreus ad Asgard, secondo te, è una menzogna? No. Quello temo che sia vero. Allora il resto conta poco. Qui vicino ho visto un passaggio e sopra la baia. Possiamo arrivarci con la tua lancia. Di qua. Che cazzo è sta roba? Quella lapide. C'è una serratura che sembra fatta per quell'elsa che hai trovato. Ah, se è come penso, ci sarà da combattere. Ok, non lo faccio. Chi te sa ancora? Ehi, Omone! Parla. Devi prendermi una cosa. Col cazzo. Collabori con... No, un martello da forgia, niente più. Sì. Ritorniamo a casa. Vai. Ora che c'è un'arma per affrontare Heimdall, dobbiamo solo cercare di arrivare a lui. Già, se il piano è lo stesso. Lo è. Proteggerò mio figlio. Ok. Sembra che il piano originale di evitare il Ragnarok sia stato un po' accantonato. Dipende da Odino. Sì, è questo che mi preoccupa. Ascolta, fratello, quelle cose che ti ha detto... Sono solo parole. Sì, ma credo che la vendetta non sia una minaccia vuota. Dobbiamo riflettere sui pro e sui contro. State correndo un po' troppo. Vediamo se Sindri ha scoperto qualcosa. Che ha scoperto? Mostrare la lancia! Guarda che roba! Ora tocca a te! Oh, ma guarda qua! È speciale quella! Non serve dirmelo! Hai trovato come arrivare ad Asgard? Non proprio. Immaginavo. Ho avuto delle idee, ma non erano molto... buone. Senza un modo per andare ad Asgard, che facciamo? Non lo so. Devo pensarci. Sono stanco. Minchia, che fa? Devo andare a dormire. Riposati. Smettila di inventare parole. Basta, riposiamo, se. Vediamo che succede dopo. Sei impossibile! Io sono il più possibile qui in giro. Dove vai, fratello? A dormire. Così continuiamo ad avanzare alla cieca, sperando di non finire dritti nel Ragnarok. È questo il piano? Mimir, per favore, lasciamo dormire. Esatto. Però le dodine sono penetrate.
E rigiona i piani? Starà pensando. Mia moglie mi ha sfruttato. Pure io sono distrutto. Zeus. Ah, trafitto. Kratos. Già era successa sta cosa. Tutto bene. Mica tanto, gli dici sì. Bene, tuo padre sembra pronto a partire. Allora andiamo? Attenzione. Vieni, brontolone. Attenzione. Ti piacciono queste onde delicate, piccolino? Tuo padre e io attraversiamo spesso questo fiume. Un giorno imparerai a navigare in queste acque. Viviamo nel cuore della foresta selvaggia, il luogo più incantevole di tutta Midgard. Qui c'è calma e sicurezza. La selvaggina è abbondante. E non ti mancherà mai. Fino a quando non arriverà Ragnarok? Siamo vicini a dove ho conosciuto tuo padre. Ma di come cazzo vi siete conosciuti? A momenti ci decapitavamo a vicenda. Ma da allora si è intenerito. Più o meno. Purtroppo per te è sempre terribilmente stoico. Immagino toccherà a me insegnarti a parlare. Tuo padre ti insegnerà a cacciare.
O magari dovrò occuparmi io anche della caccia, dato che lui sembra bravo solamente a grugnire. Non hai nulla da dire a tuo figlio. Cosa vuoi che ti dica, Faye? Di qualcosa. Lascia che senta la tua voce. Lascia che ti conosca. Starà molto meglio sapendo il meno possibile. Non sempre la conoscenza è un fardello. Pensa. Il potente dio della guerra spaventato dal proprio figlio. Non ho paura di nostro figlio, Faye. Ho paura per lui. È innocente. Non siamo i nostri fallimenti. Non siamo ciò che eravamo. Dobbiamo essere migliori. È il nostro futuro. Tienilo al sicuro, Kratos. Proteggi nostro figlio. Che trip. La furia. Che cazzo di nero. Sfonda sto muro. Non sfonda sto muro. Mi sento disincronizzato. È stato Enos. Quindi ritorniamo da lui. Che ti ha fatto di male quel muro? Io... mi sto allenando. Me l'ha insegnato mio padre. E funziona? Non ancora. Allora, a che cosa ti stai allenando? A controllare le emozioni. Heimdall cerca di farmi perdere il controllo. Non posso dargli la vinta. Trud, ehi, è Trud, tranquillo. Vi addestrate senza di me? Ed è una buona idea? Addestrarsi? Per me è un'ottima idea. Ma tua madre non si arrabbierà se lo scopre? Hai ragione. Ma hai considerato... Io non... quello non mi ha fatto male, in realtà. Mm-hmm. Comunque, nonno vuole vederti. Oh, nonno, giusto, ok. Ecco, prendi questo e... salutami tanto Sif, Lady Sif. E Atreus. A più tardi. E Trud. Ciao, Trud. Che strani i ragazzi di Midgard. Strano può essere positivo. Voi due.
Che c'è lì dentro? Latte cagliato. Mamma lo adora. Lui aiuta così. Nonno è nel suo studio. Ci vediamo dopo? Sì, manca un altro pezzo. Quindi adesso andremo a prendere un altro pezzo. Ma in realtà non lo facciamo adesso, ma nella prossima puntata. Quindi grazie, mettete mi piace e bella.